Spazio alla musica. Oggi ci sono due bravissimi artisti. Si tratta di Francesco Sbraccia alla chitarra e Andrea Nicolai alla voce. Ci faranno ascoltare dei bellissimi brani. Il trio di Francesco Sbraccia suonerà la rassegna Giulia Jazz il 25 luglio 2012 alle 21 nella terrazza del Palazzo Kursaal a Giulianova. Il concerto di Francesco Sbraccia aprirà il Marco Postacchini Octet, composto da importanti nomi del jazz italiano, fra cui Massimo Morganti, Samuele Garofoli e Gabriele Pesaresi, oltre a molti altri. Parleremo anche più tardi di questi due bravissimi talenti. Allora, voi, Francesco Sbraccia alla chitarra e Andrea Nicolai alla voce. This morning all alone, I got the ringing in my head. I couldn't take it anymore today. She left me here for dead. Oh, surprise, I should have known it from the start. Life is faded and I can't be mine. This place ain't got no heart. Oh, you can hear me tonight. You can hear me tonight. You have to carry me back from Cali. I'm tired, I'm broken, and I lost my way. You have to carry me back to where I belong. You have to carry me back from Cali. I don't need money, I don't need the fame. You have to carry me back to where I belong. I got to leave these angel cities, but I can't do it by myself, yeah. So if you please, mama, can you send me before I blow this life to hell? Drag me by the feet and just drag me home. You have to carry me back from Cali. I don't care if you think I'm to blame. You have to carry me back to where I belong. You have to carry me back from Cali. The angel city where the devil's play. You have to carry me back to where I belong. Yeah, you can hear me tonight. 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 Lost my way, I'm so lonely, and all I want to do is go. Complimenti, bravissimi. Allora, vogliamo svelare anche un aneddoto su questo duetto? Ve lo svelo io. Allora, Francesco Sbraccia normalmente è abituato a suonare e a cantare, ma purtroppo questa mattina si è svegliato senza voce, quindi di conseguenza, infatti non parla, parla a gesti, preferisce. E allora giustamente il suo amico Andrea Nicolai ha corso il suo aiuto. Di Nicola. E vorrei aggiungere che non abbiamo mai provato. Ecco, tra l'altro, quindi complimenti doppiamente Andrea, perché insomma non è semplice anche per i grandi artisti improvvisare un duetto che non è stato provato mai prima. Complimenti ragazzi, ci vediamo più tardi, ci farete ascoltare un altro brano, molto volentieri vi ascolteremo.